candidatura va nel senso di, intanto siamo cioè fondamentalmente i fondatori della lista Tosi dal 2007, per cui questo è un plus aggiuntivo, lo dico plus perché è latino e non mi piace troppo inglesizzare tutte le cose, e va nell'ottica di quella lealtà nell'azione amministrativa che abbiamo sempre detto, che è una dei, personalmente parlando, fondamenti politici nell'animo di uomini e donne di destra. Sono rammaricato dal comportamento di alcune persone, e lo voglio rimarcare perché è giusto rimarcarlo, perché non si può sempre lasciare passare l'acqua sotto i ponti, che hanno tradito le intenzioni e la buona amministrazione di Flavio Tosi pensando di andare sul carro del vincitore. Poi ce ne accorgeremo eventualmente se ci sono i ballottaggi dal 26 di giugno. Per cui questa è una prima stoccata a questi finti destri che pensano di poter ottenere qualcosa. E poi lasciatemelo dire, una persona che si definisce di centrodestra, che continua a scadere in attacchi banali, scontati, stupidi, sessisti, magari è già una parola grossa per certe persone dal piccolo cervello, veramente lasciano il tempo che trovano. Patrizia Bisinella è una donna, quella di maiuscola, che ha una storia professionale, imprenditoriale, oltre che politica, di tutto rispetto. Io penso che sia la più qualificata dei candidati a sindaco di Verona, e questo poi comunque parlano i fatti e lo dirà lei. Era una delle persone più impegnate in assoluto su tutto il territorio nazionale per ciò che concerne le posizioni sul referendum, con una preparazione tecnica e politica davvero invidiabile. Ma non solo. Oggi vogliamo parlare di programmi, perché noi guardiamo i programmi, guardiamo le idee. Io non ho ancora capito che idee hanno gli altri, al di là di slogan vuoti. Addirittura c'è una coalizione che è quella che continua in maniera reiterata ad offendere, ad attaccare, a fare politica di bassa lega, che sinceramente, in tutti i sensi, bassa lega, che può essere, o forse no, che sinceramente non abbiamo capito quali siano i programmi fondanti. Noi qua continuiamo a ribattere una cosa, sull'aspetto della continuità, perché in 10 anni questa città è radicalmente trasformata, occupa delle posizioni di primati in tutti i settori, non in solo quello ambientale, come spesso magari anche sottoscritto se ne occupa e quindi se ne parla. Ricordiamo anche il gruppo AGSM, l'importanza che ha nel tessuto industriale veronese non è cosa da poco, ma non solo i pagamenti della pubblica amministrazione, la qualità della vita, sono risultati che Flavio continua a ripetere in maniera continuativa, e noi oggi andiamo a ribadirli, perché chi ha ben amministrato merita di continuare a amministrare. Patrizia dice sempre: non per i prossimi 5 ma per i prossimi 10, e noi siamo convinti. Ma poi c'è Antonia ha la delega alla cultura che è stata data dal sindaco a una persona che comunque è capace, sensibile e competente, e ve ne parlerà lei. Ma sapete benissimo che le aziende, soprattutto chi è a questo tavolo, ha dato veramente tantissimo alla cultura di Verona. Chiedete ai ragazzi giovani, chiedete alle fasce dei 25 anni, dei 30 anni, dei 35 anni, con i loro progetti continui su teatri, laboratori, su rassegne musicali, su esposizioni fotografiche. Chi dice che Verona non è il centro internazionale sotto il profilo della cultura dice una grandissima sciocchezza. E noi l'abbiamo dimostrato con i fatti, perché quello che è stato profuso per la cultura è assolutamente importante. Ma non solo, con solo la cultura non si vive. Noi dobbiamo avere un riguardo per la nostra anima sociale, a chi occupa in questo momento nelle fasce della popolazione momenti di difficoltà. E penso soprattutto, e l'abbiamo dimostrato con i fatti nelle nostre aziende soprattutto, ma anche in tutto il tessuto imprenditoriale veronese. Ricordiamo che la disoccupazione a Verona è circa del 4,9-5%, per cui è già un record nazionale, e quindi siamo, direi, ben messi, ma ci sono delle persone a dover aiutare. Progetti mirati sugli over 50, che sono disoccupati in questo momento, stiamo cercando di aiutarli, li continuiamo ad aiutare, e per loro ci sarà una profusione molto importante della nostra azione politica. Ci sarebbero mille cose da dire, è inutile che stia qua a parlarvi di natura, ambiente e tutto quanto, perché vedete quello che facciamo tutti i giorni per la nostra città. Un solo ringraziamento: qui ci sono alcuni amici che con me condividono l'avventura lavorativa,
e a loro voglio dedicare queste cose, oltre a tutti gli altri collaboratori che abbiamo in azienda. Festeggiamenti arrivati fino circa alle 5 della mattina, io ho le foto delle ore 6:30 di Piazza Bra, che è perfettamente pulita. Questa è l'efficienza che questa amministrazione dà sempre per 10 anni e continuerà a dare. Andrea Miglioranzi, sono particolarmente contenta che faccia parte e anche un po' da traino a questa lista, a tutte le liste collegate, perché è una persona che ha sempre dimostrato con l'impegno quotidiano e alla guida di Amia, che ha fatto di Verona un'eccellenza dal punto di vista della pulizia, della lotta al degrado della città, presa appunto di riferimento e modello non solo in Italia dalle altre città, ma addirittura fuori confine nazionale. Credo che appunto possa dare col suo contributo un apporto ancora più significativo. Tra l'altro è questa delle elezioni dell'11 maggio una sfida che si basa però sulla fiducia diretta che i candidati hanno nei confronti della gente. Andrea è una persona che ha davvero un bel rapporto diretto, immediato con i suoi concittadini e sono sicura che il suo modo di fare, l'essere sempre a disposizione, esserci sempre stato in tutti questi anni sia la dimostrazione del significato più importante di tutto ciò che è anche il nostro impegno. Quindi lo ringrazio davvero, è una bella sfida che portiamo avanti con tanto entusiasmo e che ci vedrà vincenti, ne sono sicura.